Siamo da Fabri Group, una PMI ormai storica, giunta alla seconda generazione, che rappresenta un settore che è un'eccellenza del Made in Italy, ovvero quello delle giostre e delle macchine per il divertimento. All'interno di Fabri Group lavorano attualmente due generazioni delle famiglie fondatrici che stanno portando avanti la tradizione storica dell'impresa, ma anche, come ci racconteranno, un processo di innovazione e di rinnovamento che le permette di mantenere il proprio posizionamento competitivo in tutto il mondo, perché questa è una realtà fortemente internazionalizzata che ha come principale cliente il mercato estero. E l'abbiamo scelta sia perché rappresenta appunto l'eccellenza del Made in Italy e in particolare di questo distretto, sia per la loro capacità di coinvolgere più generazioni nella gestione dell'impresa familiare. Sono Sergio Chierigatti e sono fondatore di questa azienda che costruisce giostre, diciamo, nella zona di Bergantino, l'Alto Polesine. Allora, qui ci troviamo in questo momento nell'ufficio tecnico e potete vedere sui nostri tecnici che sono al lavoro e quindi qui nascono un po', diciamo, i progetti per le giostre che noi costruiamo. Quando progettiamo una nuova giostra, noi facciamo un po' un'indagine di mercato a vedere che cosa può essere una novità che i clienti cercano. Questa novità può qualche volta esserci richiesta dai clienti, oppure addirittura anche ci sono delle persone in giro per Europa che cercano di inventarsi delle giostre. In questo momento state vedendo una parte di una giostra che si chiama una torre in caduta libera, che come vedete sul monitor, e questa macchina è alta 50 metri e porta 12 passeggeri. È una macchina che praticamente porta le persone a circa a quei 50 metri che dicevo prima, poi questa vettura viene sganciata, è in caduta libera e viene frenata con dei freni magnetici, cioè praticamente delle calamite in sostanza. Le persone che salgono sulle giostre cercano emozioni. Le emozioni possono essere dovute alla rotazione oppure alla caduta, alla mancanza di gravità, come nel caso della torre che dicevo prima, oppure da accelerazioni che nascono dalla velocità. Velocità che in certi casi arriva intorno ai 90 km orari. Quindi l'importanza dell'impianto elettrico è fondamentale. Infatti prima di eseguire dei disegni si fa un lavoro di gruppo per cercare di sviluppare tutte le problematiche che ci sono per costruire una giostra, diciamo. Quindi i tempi di realizzazione di una giostra variano a seconda della dimensione della giostra. Mediamente siamo intorno ai 9-10 mesi, 8-9-10 mesi. Adesso vi accompagno in officina nella parte produttiva. Vedete una giostra, una parte di una giostra che si chiama Crazy Dance, Magic Dance, dove praticamente sono un piatto rotante, quattro girelle, dove ogni girella, vi faccio vedere, questo punto qua ci sarà applicata una vettura con due posti a sedere, per un totale di 32 posti. Questa è solo una parte ovviamente della giostra, ecco. Nella costruzione di una giostra ci sono moltissime parti che sono importanti. La parte più importante è ovviamente il maniglione che tiene fermo il passeggero, perché è quello che praticamente tiene il passeggero nella sua posizione di sicurezza. Allora, qui all'interno voi vedete solamente una piccola parte della produzione. La maggior parte della produzione viene eseguita all'esterno con ditte con cui collaboriamo da tantissimi anni. E quindi voi vedete qui all'interno da noi dei pezzi molto grossi, adesso vi farò vedere dei pezzi molto più importanti, che vengono costruite da aziende che sono nella zona soprattutto del Veneto. Però per la costruzione di questi pezzi, che vengono costruiti sui nostri disegni, noi inviamo del personale che sono dei tecnici che controllano le saldature e noi controlliamo tutti i certificati dei materiali per la costruzione di queste parti di giostre. Per garantire la sicurezza in tutti questi decenni è fondamentale un buon progetto, una buona costruzione, ma soprattutto che ci sia una buona manutenzione, che deve durare decenni. Thank you.
Quello che vedete alla mia destra è un semirimorchio che serve per portare in giro le giostre, perché ci sono due tipi di giostre, ci sono le giostre per i parchi fissi e le giostre per i parchi mobili. In questo caso stiamo vedendo un semirimorchio che porterà in giro dei pezzi di giostra per una giostra appunto mobile. E sono quasi sempre veicoli eccezionali e quindi devono rispettare anche le norme del codice della strada. Quindi noi costruiamo sia la giostra che anche il rimorchio per la giostra, anche perché quasi sempre il rimorchio è una parte integrante della giostra. Ci sono tantissimi tipi di giostre, giostre rotanti e ci sono giostre che si sviluppano in altezza. La più alta che abbiamo fatto è 85 metri e si trova sull'isola di Taiwan. Abbiamo fatto anche altre giostre su un grattacielo in Sudafrica, grattacielo alto 100 metri e la torre in caduta che c'è sul grattacielo è 30 metri d'altezza, quindi le persone si trovavano a 130 metri d'altezza, in effetti avevano un po' paura, però questo cercano. Nelle giostre ci sono tante cose importanti, c'è la parte diciamo di strutture, ma è fondamentale anche l'estetica e soprattutto i colori. Perché devono esserci dei colori attrattivi che attraggono le persone e variano molto da continente a continente. Ci troviamo per esempio nel mondo arabo dove abbiamo dei colori piuttosto, chiamiamolo così, spenti, ecco, che noi non prenderemo. Invece altre giostre per l'Europa devono essere molto molto vivaci nei colori. E in più anche le luci, soprattutto che vengono applicate sulle giostre, sono fondamentali perché il gioco di luce attira molto il pubblico. Allora, qui è nato il distretto delle giostre. Tutto nasce da un prigioniero della Seconda Guerra Mondiale in Canada. Si era accorto che le persone che andavano al Luna Park dovevano pagare subito il biglietto se volevano salire, mentre qui era praticamente solamente sviluppata l'agricoltura e facevano i conti alla fine dell'anno. E quindi, quando è ritornato dalla prigionia, abbiamo pensato di cominciare a copiare qualcosa che si faceva negli Stati Uniti. Altri naturalmente l'hanno seguito e poi sono cominciati anche i costruttori veri e propri di giostre e anche i giostrai. Addirittura a Bergantino c'è anche il Museo della Giostra, che è l'unico che abbiamo in Italia. Ecco. E quindi poi questo settore si è sviluppato negli anni 60 fino ad arrivare al giorno d'oggi, dove le nostre macchine che vengono qui costruite vanno in tutto il mondo. Tutto il mondo intendo proprio tutti i cinque continenti, ecco, in sostanza. Queste macchine, oltre a essere collaudate da noi prima della partenza, vengono anche controllate da enti certificatori, sia europei che anche americani. Quindi noi cerchiamo di garantire la sicurezza al 99%. 100% è impossibile. La gente qui sopra si diverte, perché vengono giù e sorridono, quindi probabilmente si divertono. Cercano un po' di paura e un po' di emozioni. Quella che vedete alla mia sinistra è una giostra Tagadà. È una macchina che è molto nota qui in Italia soprattutto. Uno dice, ma la giostra è importante perché basta farla funzionare. No, non è così. Per questo tipo di macchina, per il Tagadà, è fondamentale l'operatore. Deve essere un operatore che sa intrattenere il pubblico, la musica adatta, insomma deve sapere dialogare col pubblico.